Sarà un inizio d'autunno rovente per i cantieri e i conseguenti disagi per la viabilità. Como Calor tiene in scacco un'ampia fetta della zona sud della città per i lavori annunciati sulla rete del teleriscaldamento. La giornata di ieri, tra caos e code, con il cantiere di Via del Lavoro prima aperto e poi chiuso in tutta fretta, insomma, potrebbe essere solo un antipasto di quello che avverrà nelle prossime settimane. A farne le spese in particolare saranno Camerlata, Muggiò e Albate. Operazioni urgenti e non rinviabili, si leggeva nella nota che presentava il piano di riqualificazione, poiché nei mesi più freddi l'impatto sul traffico e sull'erogazione del riscaldamento sarebbe pesante. Eppure, a giudicare da quanto accaduto nelle scorse ore, è difficile essere ottimisti con la ripresa di scuole e attività lavorative. Sul sito del Comune di Como è lungo l'elenco di tratti interessati dalle operazioni che hanno comportato o comporteranno restringimenti della carreggiata e dunque problemi agli automobilisti. In programma, tra l'altro, lavori in via Scalabrini e via Tentorio, direttrici molto trafficate, mentre al momento risultano chiuse le vie Primo Maggio, ciclicamente al centro di interventi, e Sportivi Comaschi. La fine del cantiere è prevista per venerdì, giornata in cui dovrebbero concludersi anche i lavori in via Colonna, dove è stato necessario ripristinare le condizioni di sicurezza in seguito al cedimento della strada. Cambiano gli assessori ai lavori pubblici, cambiano le stagioni, ma per Albate e Camerlata la storia rimane tristemente la stessa. Si aprono cantieri nei momenti meno opportuni, con disagi per residenti e automobilisti, commenta un amareggiato Gabriele Guarisco, consigliere comunale del PD di Como. A consolidare la gloriosa tradizione, i lavori Como Calor, aperti e stoppati nelle scorse ore con la chiusura del viadotto dei lavatoi. Una beffa che ha del ridicolo, ma che dimostra come Palazzo Cernezzi insegua le società di cui è in balia, invece che dettare saldamente la linea. Attacca ancora il consigliere Dem, ricordando i recenti interventi, non senza conseguenze per la viabilità, su via Muggiò e via Canturina. C'era la possibilità di lavorare in pieno agosto, a strade vuote, ma si è persa l'ennesima occasione buona. Speriamo solo che il prossimo inverno non sia una replica dello scorso, con intere famiglie al freddo, conclude Guarisco. Da sud a nord l'inizio di settembre si presenta a dir poco complicato per gli automobilisti che sin da questi giorni si sono accorti dei lavori in corso in diversi punti della città. La domanda che molti si fanno è: non si poteva procedere prima? Un altro cantiere d'impatto, in particolare nelle ore di punta, è quello tra via Mentana e via Ambrosoli, dove si lavora, come spiegato sul sito del Comune di Como, per operazioni di allaccio alla fognatura pubblica, carreggiata ridotta e conseguenti disagi per la circolazione. I primi interventi erano in programma dal 3 al 7 agosto, poi lo stop e la ripresa lo scorso 24 agosto. Consultando il sito del Comune di Como, l'elenco dei cantieri è lungo, dalle vie più piccole alle arterie più trafficate. I cartelli di lavori in corso sono numerosi, vita dura per chi si sposta in città.